solo un guaio, piccola cara. Un guaio? Aspettare a lungo non è il mio forte. Neanche il mio. Forse è un errore, ma quando voglio una cosa cerco di averla e di averla subito. E ci riesci, mamma? Mai. Non è magnifico? Oh, splendidissimissimo! Tale quale quello che mi avrebbe regalato tuo padre se ci avesse pensato. Mi scusi, signor Hardy, non crede che sia il caso che parli con suo marito? Ma certo, Jeff, a lui piace tantissimo parlare. Fermine? Fermine! Comandi, signora Hardy! Vieni subito qui, presto! Eccomi! E pensare che stavo sbuggiando le patate con tanta cura. Pronti, signora? Fermine, corri che rende di corsa in paese, ma è subito, fai più presto che puoi. Corro. Minutino, cerca il dottor Hardy e digli di precipitarsi subito qui. Grazie mille. Io vado. Minutino. Sì. Sai dire a me cos'era la cosa che voleva dire a te che tu dicessi a lui? No, io non so proprio, signora, io... Volevi dirgli del fidanzamento? Sì, naturalmente. Digli che Jeffrey mi ha detto ciò che gli ha detto a Mary e che ora vuole dirle anche a lui. Sì, signora, ma non so cosa devo dirgli io. Fa niente, adesso corri. Corro. Ma sbrigati per piacere, perché ho tanto da fare. Ma lavorare. Mamma mia, non è possibile correre più forte. Sto correndo veloce come il vento. Cosa fai, bambino? Non sai ancora come corre il vento. Ma che cosa è successo? La moglie di Dover sta per avere un bambino. Ah! È un bel meschietto. Ah, figlio bravo! Dopo 5 figlie femmine era ora. Adesso stia tranquillino e si rilassi, signor Dover. Alla fine, prove e riprove, ci siamo riusciti. Dottore, ancora non riesco a crederci. Beh, veramente non è solo merito suo. Ah, dottore, mi scusi tanto. Non appena mi sarà possibile la paghiera. Non abbia preoccupazioni. Se permette, il maschio lo offro io. Grazie, dottore. Arrivederci al prossimo. Grazie mille. Dottor Hardy, la signora Hardy, sua moglie, dice di dirgli di precipitarsi subito a casa sua. Andiamo presto. Subito, padrone. Poi sua moglie si era dimenticata di dirmi una cosa che poi si è ricordata. Che cosa? Ecco, mi hanno detto di dirle che hanno detto che non so chi diceva che poi doveva dirlo a lei. Ma si può sapere che cosa? Una cosa che la signora si era dimenticata di dire che poi si è ricordata. Ma perché adesso l'ho dimenticato io? Era una cosa importante? Sì, dottore, era moltissimo importante. Ti prego, cerca di ricordartelo. Ho cercato di ricordarlo, ma non riesco più a trovarlo il ricordo. Sarà colpa della corsa. E sì, perché ho corso così veloce che il ricordo è rimasto indietro. Solo così si può spiegare che... Non fa niente, ricordo... ormai sono a casa. Me lo diranno loro. Se lo ricordano loro, però... Betty! Ehi, Betty! Betty, ti senti bene? Molto benissimo, cara Olio. E tu come stai? Oh, e Mary, come sta Mary? Sta bene? Sta benissimissima anche lei. E tu come stai, cara Olio? Io sto molto bene, grazie. E non sei contento? Sì, ma Fulmine mi Mary, ha detto che... Hai riassettato di sopra? È tutto a posto, mamma. Adesso siediti e smettila di preoccuparti. Oh, papà, non è straordinario. Che cosa è straordinario? Mary, dove posso sistemare questi fiori? Proprio nel vaso dal quale li hai tolti, li ho appena messi. Oh, ma certamente avrei fatto lo stesso anch'io. Mary, si può sapere cosa sta succedendo in questa casa? Fulmine, dov'è la pasta per pulire l'argenteria? Basta. Mary, rispondimi. Delia? Delia! Eccomi! Dov'è la pasta per pulire l'argenteria? Ah, eccola, l'ho trovata! Oh, papà, sono tanto felice! Anche tu, vero? Delia, vieni fuori da quel forno e dimmi che cosa sta succedendo in questa casa! Ah, mi dispiace tanto, dottore, ma ho tanto di quel da fare! E poi la signora Hardy mi ha detto che non devo dirlo a nessuno, neanche a me stessa! Ma io voglio sapere solamente che cosa sta... Calimero, non ti permettere di toccare la torta, capito? Certo! Delia, posso sapere che cosa... Cosa succede in questa casa, ho capito? Non sono stupida! Qui non si riesce a capire niente. Nessuno vuole dirmi che cosa sta succedendo in questa casa. Non succede niente di nuovo, solo il matrimonio. Matrimonio? Sì, signore.
Oh, e chi si sposa? Miss Mary. Oh, mia figlia. Sì, signore. Oh, 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 Mary! Oh, Mary! Prego, Hardy, devo chiederle una cosa. Non adesso, Jeff, scusami. Ma dottore, io... Scusami, Jeff, ti prego, ma devo fare qualcosa di molto importante. Ma anche la mia è molto importante. Ne parleremo più tardi, ora devo parlare a Mary. Si tratta di lei, la voglio sposare. Ai miei complimenti. Cosa? Tu sei lo sposo? Sì, se va bene per lei. Oh, certamente. Per me va più che bene. Se va bene per te, tesorino. Anche per me va bene, papà. Maggie! Maggie, prega, olio, non strillare così. Mi distrai, ho tante cose da fare. Ma questi si sposano. Ma per forza si sposano, sono fidanzati. Ma Betty, questo è il più importante fidanzamento di tutta la mia vita. È splendido. E voglio fare un brindisi alla loro salute. Betty, dov'è quella bottiglia di vecchio brandy stock? Oh, era troppo vecchia e l'ho buttata via. Poi ne ho comprato una nuova di zecca. Ma era tanto bella che ci ho messo dentro una candela. Oh, Mary, metti questi fiori in un vaso. Voglio che tutto sia in ordine prima che arrivi la signora Carter. Oh, sei una deliziosa stupidina. Oddio. Sono il più felice padre di tutto lo stato del Mississippi. Ed io anche. Dottore, mi sono ricordato quello che mi ero dimenticato. Non importa, Fulmine. Così lo dimentico un'altra volta. Jeff, stavo pensando che sarebbe meglio non dire stasera a tua madre che noi due ci sposiamo. E perché no? In fondo è anche lei una parente stretta. Sì, mamma, ma la signora Carter ha sempre sognato per Jeff una moglie... una moglie aristocratica e non... la figlia di un qualunque medico di campagna. Ben, non è proprio così, ma... Jeff, io pensavo che se glielo dicessimo un po' alla volta, forse... Come fanno i dottori, cominciando con piccole dosi. Bene, miei cari, diamogli allora la piccola dose. Ma pensateci voi, io troppo da fare. Ho tutto sulle mie spalle, bambini, Delia. Venite ad aiutarmi, dovrai. Beh, ora è meglio che me ne vada e vi lasci soli. T'accompagno alla porta. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Andiamo. Non preoccuparti per stasera, tesoro. La tua idea di dirglielo a poco è stata ottima. Andrà tutto bene, vedrai. Speriamo. Ciao. Ciao. Papà, mi dispiace di averti offeso. Non volevo sminuirti quando ho detto che sei un medico di campagna. Purtroppo è la verità. Ma è anche vero che sei il miglior medico di tutta la regione e che una volta avevi molto successo. Eri il medico delle migliori famiglie. Anche la signora Carter ti pagava parcelle di centinaia di dollari, vero? Vero. Ma poi tu l'hai insultata. Le hai detto che era sanissima e che non aveva alcun bisogno del medico. E che saresti tornato a visitarla solo se si fosse rotta una gamba. Mm-hmm. È vero? Certamente, ma... E non solo con la signora Carter, ma l'hai fatto con tutti quelli che potevano permettersi il lusso di pagare un medico. Ed ecco il risultato. Dobbiamo dare soldi a tutti. Non siamo nemmeno più padroni di questa casa che è della banca. E la banca è della signora Carter. Dobbiamo dare più di un anno di salario a tutta la servitù. Mi vergogno talmente che mi nasconderei sottoterra. Mi dispiace, piccincino, ma... Ma se è vero che ti dispiace, papà, perché non cambi? Mi dici perché? Per quello. Quello? Ma cosa c'entra? Bene, il fatto è che un giorno mi sono seduto a leggerlo e improvvisamente mi sono accorto che è pieno di buon senso. Specialmente dove dice che tutti quanti gli uomini sono stati creati uguali e hanno diritto alla vita, alla libertà e alle ricerche delle felicità. Io veramente non ho capito niente. Oh, bambolina, io non ero per nulla felice a dare pillole di tutti i colori alla signora Carter e a tutti i suoi amici. Preferisco fare qualcosa per gente che ha veramente bisogno di un dottore, anche se non ha soldi per pagarlo. E poi io non capisco che cosa ci sia di male se uno cerca di fare
Tutto quello che c'è scritto dentro la dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, capisci? Ambientali del professor Jefferson Thorndike McCrackle! Per portarvi questa medicina ho rischiato la mia vita attraverso le foreste insidiose del Borneo, attraverso le sabbie infocate del Sahara! Una medicina che io... Che, scusatemi un momento, solo un momento! Signore e signori, così come io sono un famoso professore, questo è il famoso tonico di erbe indiane che vi renderà forti come un elefante! Un momento, senza fretta, mi rifiuto di vendervi anche una sola di queste bottiglie senza prima avervi mostrato la meravigliosa esibizione della regina degli animali, la sacra elefantessa Gelsomina! Gelsomina mia, che ti prende? Che succede, piccola? Sai male? Che hai? Non riesci a dirmelo? Qua bisogna fare qualcosa. Ecco, tesoro mio, prendi un po' del tonico d'erbe. Forza, questo ti fa bene, lo sai. Ti senti meglio adesso? Non ha mai fatto così prima di oggi. C'è un dottore in questa città, un buon dottore. Il dottor Harvey, lui è molto, ma molto bravo. Allora corri a chiamarlo, io poi ti darò una bottiglia di tonico gratis. Gratis. Certamente. Cosa c'è, cari Mero? Lei è malata, sta per morire. Chi sta per morire e dove? Ai paragoni della fiera, venga presto. Sta morendo in fretta. Allora venga subito. Olio, non puoi andartene adesso. La signora Carter sarà qui fra un momentino. Aspetti, devo correre, c'è uno che non sta bene. Non è che non sta bene, sta malata. Arrivederci. Andiamo, cari Mero. Torna subito, Olio. Faccio in un attimo. Bene, e io devo lavorare. Lavoro, tu sei come un tesoro. Professore. Sì, eccomi. Sì? Signore, questo è il dottor Harvey. Oh, dottore, grazie al cielo, è arrivato. Per i sintomi alle melete. Veramente non lo so, è la prima volta che succede in tanti anni che viviamo insieme. E quanti anni è sua moglie? Non è mica mia moglie. Oh, capisco, mi scusi. Quanti anni è la piccolina? Oh, dunque avrà 104 anni circa. Ed è una persona attiva? Qual è il suo peso attuale? Beh, l'ultima volta che l'ho fatta pesare pesava 3272 kg e 300 grammi. È sicuro di star bene? Ma certo, io sto molto bene. La malata è Gelsomina. E dov'è Gelsomina? Gelsomina è di là, andiamo, facciamo presto, sì. 3272 chili. Ecco Gelsomina. Oh. Mi scusi, signore, ma io non sono un medico per elefanti. Oh, in questo caso non so se posso fidarmi a fargliela visitare. Nessuno è troppo bravo per quella creatura. Io, caro professore, non ci tengo affatto a questo onore. Prego, dottor Harvey, cerchi di fare qualcosa, non la faccia soffrire. Poverina. È veramente un appuntamento, ma vedrò cosa posso fare. Bene, ma non sia preoccupato, Gelsomina non è severa nei giudizi. Coraggio, piccola, questo è il dottore, cercherà di guarirti. Vediamo un po'. Fai ah. Non lei. Oh. Mi scusi, signorine. Ci voleva il termometro di un treno a vapore. È un po' robusta. Non offenderti, scherziamo. Oh, dov'è il polso? È quello. Ha la febbre alta? Oh, no. Dio ti ringrazio. Gelsomina, non alzarti troppo. Non devi stancarti, tesoro. Cosa sente adesso? Cosa sente? Che si deve essere rotto lo scarico dell'acqua. Come? Si è rotto lo scarico dell'acqua? Sì, e non c'è che una sola cosa da fare. Tenerla all'asciutto. Ah, e come faccio a tenerla all'asciutto? Eliminando l'acqua. Oh, certo.
E mi dica, caro dottore, quanto le devo per la visita? Oh, lasci stare. Grazie. Prego. Oh, senta, dottore. Per sdebitarmi con lei dirò a tutti gli abitanti della città che lei è il più bravo medico per elefanti che abbia mai conosciuto. Oh, grazie mille. Prego. No. Che Gelsomino è un elefante, che io lo visitate, deve essere un segreto. Mary, non trovo tuo padre. Hai appena mandato Fulmine a cercare. Hai ragione. Beh, allora cerchiamo Fulmine, così sapremo dove è tuo padre. Signor Hardy, ho guardato dappertutto, ma non sono riuscito a vederlo. E il dottore è così grosso che si vede anche senza occhiali. Io... In tutte le grandi occasioni della mia vita lui non c'è mai, solo al mio matrimonio è venuto. Ma sai com'è fatta la professione del medico? Comunque arriverà in tempo. Oh, no, è meglio che non arrivi, se no dice un sacco di stupidaggini. Sai com'è tuo padre? Miss Mary? Sì, Velia? Oh, non riesco mai a ricordarmi dove devo mettere quei fiori. Sono arrivati! Ma non è il caso di essere così emozionati, fatti come me, che non perdo mai la calma. Ah, sì, per farli entrare bisogna aprire la porta. Non sono emozionato. Metto in fuori? Metto in fuori. Oh, Virginia, i sali. Fulmine, ma sei tu che devi aprire. Oh, che distrazione. Ma apri solo quando dico pronta. Mary, pronta? Pronta. Non ancora. Non ancora. Io ne ho abbastanza. No, mamma, aspetta un momento. C'è un equivoco, vedi? Non si agiti. Niente importante come la sua salute. Grazie, Virginia. Qualcosa che non va, mamma? Oh, no, va tutto bene, benissimo. E tu siediti qui, tesoro, ecco. Pronta? Pronta. Buonasera, signori, ben arrivati. Scusate, ma prima era pronta, poi non era pronta e speriamo che sia pronta, vero? Grazie, Fulmine. Mi vuoi dare i miei sali, Virginia? Lì a lei, signora Carter, nella sua mano. Oh, certo, grazie. La signora Hardy si è preparata e si è pronta in salotto, almeno spero. Andiamo, cara. Buonasera. Oh, buonasera. Oh. Permettete che vi presenti mia madre, signora Carter. Oh, io non so ricevere ed anche se lo sapessi non ci riuscirei mai e poi mai. Conoscete Virginia Reynolds? Naturalmente. Spero di non disturbare. Ma no, sono sempre felice di vederti. Volete accomodarvi? Oh, certo, grazie. Lei è molto gentile. All'ultimo momento ho deciso di portare con me Virginia, dovete scusarmi, ma è tanto buona con me. Ma è stata un'idea ottima, signora Carter. Se non altro potremmo giocare ad assopigli e tutto. Ci vuole provare? No, grazie. Ma non vedo il dottore, comincia a trascurarci. Mary, qual è la canzone che canti sempre? Ma se non ho mai cantato in vita mia, mamma. Piuttosto possiamo offrire da bere. Che cosa gradisce, signora? Certo. Una cosa leggera. L'alcol fa male all'organismo. Oh, il mio poi è minato nelle fondamenta. Oh. Vado subito a prenderle qualcosa, signora Carter. Vengo a darti una mano. Oh, Jeff, sta andando tutto in maniera disastrosa. Oh, la mamma è sempre così all'inizio, tesoro, ma poi si scioglie. Comunque sono contenta che non le abbiamo dato la notizia questa sera. Anch'io. E questo è il piatto con sottofondo? No, non è quello. Che bello. Se non è buono a mangiarsi, lo mangi allora. No, tu non puoi. Io non posso? No, vanni a cercare piatto grande. Grande, ma se è troppo grande poi mangiano troppo, allora... Ah, non discutere! Non discuto, solo un po' di pollo per me, mi fa bene io. Oh, Vienna, si sono riuniti i migliori specialisti d'Europa per un consulto e dopo un attento esame hanno scoperto che avevo una grave forma di atrofia del naso. Sento gli odori in maniera sbagliata, capisce? In maniera sbagliata? Certo, per esempio in questo istante mi sembra di sentire un odore fortissimo di fricassea di pollo. Ma perché? Non le piace? Mai assaggiato. Mia cara, è un cibo così popolare ed indigesto da farmi schifo e poi rovina la pelle. Oh, che sbadate che sono! Anche la mia pelle fa tanto male e lei poi si lamenta sempre. Anche adesso sento un lamentamento, scusatemi. Delia! Oh, Delia! Delia! Sì, Delia! Signora. Dov'è il pollo, Delia? Ecco la signora, sente che odore. Magnifico, assolutamente delizioso. Buttalo via. Buttarlo! Fulmine, prendi un maiale. Prendere un maiale? Certo, facciamo maiale arrosto e qualche altra cosetta preparati tu, Delia.
Angelic, ma non si può cucinare un maiale intero in pochi minuti, non ti pare? Io non so cucinare, so mangiare io. Allora va a prendere il maiale. Il maiale, uno dei nostri? Uno dei nostri, certo. Devo prendere Elena? E prendi Elena. Povera Elena, tanto bella con gli occhi azzurri. Sul mangiare bisogna stare molto attentissimi. Ci vuole roba sana come arrosto di maiale. Maiale arrosto? Maiale arrosto? Oh, certamente! Nient'altro di peggio per la pelle che l'arrosto di maiale. Infatti sento ancora dei lamentamenti. Vogliate scusarmi? Oh, ho la pelle così delicata. Delia? Oh, Delia? 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 Che è già pronto l'arrosto di maiale? Non è arrivato maiale. Oh, che fortuna! Non fare così, mangiando di piangere o tanto, sai, va bene questo, sì? Certo, è ottimo, ma lasciano andare. Uova, ci vogliono delle uova. E sode. Scappucciate. Mary, Elena. Guarda se trovi la china Martini e per piacere portamela. Elena, sta ferma, non devi aver paura, ora si salva. Senti che chiacchiara, fuori di qui, voi due. Fuori di qui, ho detto. Guarda che io lavoro e tu giochi col maiale. Fuori e non tornare. E questi siamo io e Dolly quando ci siamo sposati. Eravamo un po' più giovani di adesso. La nostra luna di miele l'abbiamo fatta a New York. Non c'è mai vacanza che io non passi a New York. Anzi, nel mio ultimo viaggio mi hanno trovato una gravissima forma di epatite. Non capisce il fegato. E hanno riconosciuto tutti e quattro i dottori di non aver mai visto un fegato simile. Fantastico! Questa è Mary quando era piccolina, nelle mie braccia. Quella sono io, quella seduta sotto, mi creda. Oh, Virginia, i miei sali, ti prego. Oh, eccoli. Scusate se abbiamo tardato tanto, ma non riuscivo a ricordare dove stava la china. Vero, Jeff? E alla fine si è ricordata che stava nella bottiglia. Grazie. Bene, e a voi due? E... è alla primavera. Bene, 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 eccoci qua. Ciao, cara. Buonasera, signora Carter. Buonasera. Non ha mai avuto un aspetto migliore in tutta la sua vita. Evidentemente lei non è d'accordo con tutti i migliori medici d'America e d'Europa. Come mai ci hai impiegato tanto olio? Era un caso molto difficile ed importante? No, era un caso clinico molto grosso, il più grosso che mi sia mai capitato. Dottor Hardy, mi scusi. Prego. Tutti quanti così misteriosi qui. Non so ancora perché avete voluto invitarmi. Perché è una sorpresina e non gliela diremo fino all'ultimo momento. È ora di finirla con questa commedia. Che cosa si nasconde sotto questo strano invito? Mamma, Mary ed io vogliamo sposarci. Oh, no. Questa è una cosa impossibile. E posso sapere per quale ragione è impossibile? Cosa abbiamo che non va? Ebbene, mia cara, c'è una certa differenza tra le nostre famiglie. Signora Carter, io non cambierei con nessuno la mia famiglia. Jeffrey, andiamocene immediatamente da qui. E ti proibisco di sposare Mary. Mi dispiace, ma noi due ci sposeremo comunque. Oh, oh, oh no, il mio cuore. Signora Carter. Mary, è meglio che io la porti a casa. Certo, credo che sia meglio. Vieni, mamma. Oh, Jeffrey. Vieni. Oh, il mio cuore. Oh, Jeffrey, il mio cuore. Olio, fai qualcosa! Che cosa vuoi fare? Non è il cuore che le fa male, siamo noi! Miss Mary Hardy, così disgustosamente in salute. Esatto, signora Carter. E così ordinaria, d'altra parte. Certo, ma bisogna che Jeffrey se ne renda conto da solo. Mi stavo domandando... Adesso che ci penso, non ha detto che non sa assolutamente cantare? Oh, ma certo, me lo ricordo molto bene. Oh, ci sarà un breve intermezzo musicale. In onore di Miss Mary Hardy. Oh, tesoro, sono così felice per te. Grazie, mamma. È stata molto gentile ad invitarci. Per forza doveva invitare anche voi. Ah, io ero sicuro che l'avrebbe fatto. È stato solo lo shock quando ha sentito la notizia. Zeke, io non posso andarci. Non ricordo neanche una nota. Ma non è vero, Betty. C'è quella canzoncina che...
Non ti pare? Hai ragione, dovremmo ripassarcela. No, odio che odio. Pronto? I dreamt I dwelt in love. Scusami, ora. Proviamo ancora. Pronto. I dreamt I dwelt in love. Dottore, c'è un signore che vuole assolutamente parlare. Non ora, digli di aspettare qualche minutino. Ma, dottore, è per la mia bambina. Ricorda, dottore, la mia bambina. Suona, Betty, malata. Suona. Vengo subito. Oh, ma professore, lei vuole rovinarmi? L'elefante, cioè Gelsomina, sta malissimo. E se lei non fa qualcosa, io impazzisco, impazzisco. Se provassimo a farle un pediluvio caldo. Non sono d'accordo sul fare ancora prove inutili. Procederemo con metodo esatto e scientifico. Però deve riconoscere che erano buone le cure della nonna. Se non le dispiace, con tutto il rispetto per sua nonna, le farò un esame attento e particolare rigetto. E da dove incominciamo? Cominceremo dal basso per andare verso l'alto. La taglieremo in tante sezioni. Tagliare? Certo. E questa sarà la sezione numero 1. Proceda. E questa sarà la sezione 2. Ed infine la testa sarà la sezione 3. La sezione 4, beh, la cercheremo più tardi. Tenga qui per piacere. Oh, per ovvie ragioni le faccio alzare le estremità. Alzare cosa? La zampa. Oh, la zampa, certo. Da brava, piccola. Alza il piedino. Oh. I riflessi sono timidi. Vuole reggere questo? Ricorda proprio il tamburo delle bende d'effori. E adesso il cuore. Io non credo proprio sia fuori posto il cuore. Venga fuori, stia fermo, presto. Sto cercando di ascoltare il cuore. Già, ma forse è meglio levarsi da sotto, venga fuori, presto. Ma come faccio a sentirlo se lei parla continuamente? Lo so, ma forse è meglio non sentirlo, venga vuole fuori, vuole levarsi dai piedi e lasciarmi lavorare in pace? Come vuole. Oh, è bene venire fuori, è bene venire fuori. Gelsomina, Gelsomina, ha visto un diopio. Venga fuori, dottore. Troppo tardi. No, no, è meglio di no che schiacci il dottore. Alzati, alzati, hai capito? Andiamo, Gelsomina. Hai sentito? Ti sei sdraiata sopra il dottore. Alzati! Sei contenta? Se n'è andato il topolino. Vuoi alzarti? Su, forza! Oh, così va bene. Dottore, è riuscito a sentirlo il cuore? Nessuno è malato, mi ha mai trattato così prima d'ora. Questa è veramente l'ultima goccia. No, 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 non può andarsene così, non può. Non può lasciare un animale piccolo e indifeso che soffre in questa maniera. Non ha proprio coscienza, ma non ha sentimenti umani, non ha pietà alcuna. E va bene, mi ha convinto. I cinesi dicono quando hai cominciato dovrei andare fino in fondo. E io le garantisco assieme ai cinesi che non si siede più sopra di lei, almeno spero. Oh, dottore, il suo cuore come perfetto. Va? Perfetto. Bene o male. Dammi la proboscide. Dagli la proboscide. Oh, scusi, scusi. È evidente che non è raffreddata. La perdoni, dottore, la perdoni.
Per favore, mi prende quella scala. Oh, subito, subito, subito. Una scala. Una scala, ma un elefante non può salire su una scala. Ma sono io che ci devo salire. Ah, allora tutto è chiaro. Sta immobile. Io cerco di stare più immobile che posso. Non ce l'avevo con lei, ce l'avevo con Gelsomina. Oh, indietro, aiuto, indietro. Gelsomina, aiuto. Torna indietro, ho detto. Indietro, indietro. Ho l'impressione che non sono molto simpatico a Gelsomina. Gelsomina, non fare così. Il dottore lo fa per il tuo bene. Indietro, ancora un poco, Gelsomina. Ecco, va bene così. Oh, sono desolato, dottore. Le garantisco che non lo fa più. Ha un po' di alopecia generalis. Cosa sarebbe? Sarebbe un principio di calvizie, ma è roba da niente. Forse non ci sente. Può essere possibile, eh? Buongiorno. Buongiorno, come va? Non c'è male, grazie. Buongiorno. Oh, oh. Bene, non è sorda. Oh, molto bene, dottore. Non ti permettere più, mi sono spiegato. Questa visita mi ha veramente sfinito. Ha sfinito anche me. Mi sa dire se gli elefanti hanno la coda annodata? No, davvero, perché? Oh, niente. Vorrei sapere chi gliela hanno data. Guardi, si sente già meglio adesso. Beh, non ha più ragione di essere preoccupato per lei ormai. Grazie, dottore, è stato formidabile. Ed ora che cosa vuole? Oh, non stia a preoccuparsi, non è niente. Vuole solo prendermi con la proboscide e sollevarmi. Sono pronto, piccola, andiamo. Hop. Aiuto! Gelsomina, mettimi giù! Aiuto, lasciami! Oh, dottore, vuole esprimerle la sua riconoscenza? Siete amici ormai? Siamo amici, d'accordo, ma io non la prenderei mai in braccio. Le dica di rimettermi per terra. Oh, come vuole. Gelsomina, posalo! Posalo, ma fai piano. Caro dottore, non so come riuscirò a compensarla per tutto quello che ha fatto. Non si preoccupi, il miglior compenso è di non rivederla mai più assieme al suo elefante per tutta la mia vita. Ma Gelsomina non si dimenticherà di lei, sappia che un elefante non dimentica mai. Sì, ma per fortuna io non sono un elefante. Sì, certo, perlomeno non esattamente. Indietro, Gelsomina, dove vuoi andare? Indietro, indietro. Gelsomina! Gelsomina, dove vai? Torna indietro e vai a letto! Gelsomina, lo sai che l'aria della notte ti fa male! Sarà la più bella ragazza di tutto il ricevimento stasera. Grazie, Delia, ma sbrigati, ti prego. Sono due ore che mi sbrigo. Buonasera, signora Gelfe. Oh, buonasera, è stato un vero piacere invitarvi. Ah, vogliate scusare Jeff se non è qui a ricevervi, ma è andato con la carrozza a prendere Virginia. Non tarderanno molto, comunque. Mi scusi, signora, il governatore in biblioteca vorrebbe parlare. Oh, ma certo, certo. Vogliate scusarmi, vi prego, fate come se foste a casa vostra. È meglio accomodarci nel salone. Certo, caro, siamo venuti qui per questo. Salve, signor Orlando. Buon divertimento. Buon divertimento, signor Martin. Oh, anche voi qui. Oh, anche voi qui, signor Webster. Salve. C'è veramente molta gente fine a questo party. Ma può
poca finezza. Scusi, mi concede l'onore di questo ballo? Ma certo, signor Holston. Mi vuoi concedere l'onore di questo bello? Ma certo, papà. Oh, il ballo è già cominciato, è un vero peccato. Bene, tanto vale che ce lo godiamo anche noi, non ti pare? Aspettami qui e non muoverti. Posso sostituirti, Jeff? Vuoi scusarmi, Virginia? Vedo che anche lei fa molto piacere, grazie. Ciao, Mary. Ciao, Jeff. Ti stai divertendo? Adesso sì. Mi voglio scusare, posso sostituirlo? Festa. Vuole concedermi questo alto onore? Oh, Carol, a lei non dispiace? Oh, no, no, ma cosa? Oh, molto gentile. Non appena è finito questo ballo? Gelsomina! Gelsomina, ascoltami! Accidenti, torna indietro! Ah, Gelsomina, piccola mia, dove stai andando? Prego. Ed ora una piccola sorpresa per voi tutti. C'è qui tra noi una persona che ha una voce deliziosa e io voglio pregarla, a nome di tutti i presenti, di farcela ascoltare. Si tratta della nostra ospite d'onore, Mary Hardy. Ma papà, io non ho mai cantato. Anche se non hai mai cantato, tesoro, devi cantare adesso.
Mary, tesoro, sei stata bravissima. Ho cantato per te, Jeff. Grazie mille, cara. I miei complimenti. Virginia, passami subito i soldi. Stanno scappando. Non saprei. Olio, guarda che bello. Non credevo fosse un ballo mascherato. Bello mascherato? Guarda. Ma è un elefante. Beh, ti credo sia meglio andare di corsa a casa. Non sei stanca? No, caro, non sono stanca. Andiamo, Betty. Buonasera a tutti e buon divertimento. Aiuto! Aiutatemi! Mettimi giù, ho detto! Gelsomina! Fate qualcosa per il mio povero Olio! L'infante mi hai sentito posare in terra! Ah! Finalmente vi ho trovati! Lo sai che cosa sei tu? Un ladro! Lascia andare subito il mio elefante! Ma non sono io che la tengo! E lei? Ma lei è una bestiolina ingenua. Tu sei il responsabile, te la faccio pagare. Bene, è ora che qualcuno faccia qualcosa. La farà arrestare, sì. 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 No. No, cioè sì, vado ad avvisare lo sceriffo. Dì che non è vero, Olio. È verissimo, signora. Tesoro, non preoccuparti. Tutto andrà benissimo, vedrai. Speriamo, mamma. Sono sicura che non può succedere nulla di peggio ormai. Olio! Guarda! Perché hai combinato questo? Hai coperto di ridicolo la tua casa, tua figlia, tua moglie. E beh, al momento non mi viene in mente nient'altro. Betty, posso spiegarti tutto con calma? Entriamo in casa. No, Olio! Dovresti pensare di più a noi. Non puoi trascinare chiunque dentro casa tua. Betty! Tu non puoi capire. Forse è vero. Io non posso capire, ma tu sì, e perciò dormi fuori. Buonanotte, sogni d'oro. Buonanotte. Oh, show. Vai via. Via. Se proprio insiste, signora Carter, ma in tanti anni che rappresento lei e la sua famiglia, non mi era mai capitato un caso di questo genere, mai. Abbiamo i nostri seri motivi, avvocato. Io non le chiedo altro che di vincere questa causa. La vinceremo sicuramente, signora Carter. Lei si ricorda come deve cominciare? Prima di tutto, Gelsomina ed io. Oh, sì, certo, certo, me ne ricordo. Bene, prima di tutto, Gelsomina e io. Ho compilato l'atto di accusa, avvocato. Oh, certo, certo. Eccolo qui, eccolo.
Bene, a casa non c'è. Cosa? Non è a casa? No. Senta, sceriffo, devi trovarlo assolutamente. Tutto il mio avvenire dipende da quell'elefante. E se... Guardi! Che cosa sta aspettando, sceriffo? L'impronta del suo piedino. Dove è la porta posteriore? Dalla parte posteriore? Ma che succede? Che succede? Oh, non si agiti adesso. Agitarmi? Si è calmo, calmissimo. Oh, io sono calmo. Gelsomina, ti prego, aiuto! 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 Dottor Hardy! Dottor Hardy! Bene, sarò breve. Gelsomina e io, cioè no, noi... No, non ancora, professore. Non ancora? Sa dove è il dottore? Io non lo so, sono così in pensiero. L'ultima volta che l'ho visto a casa non era ancora tornato. Non è presente, vostro onore. Se non si presenta entro 5 minuti sarà colpevole di irriverenza alla corte. Dov'è il suo avvocato? Vi ha rinunziato, vostro onore. Jeff, sono preoccupata. Perché non è qui? No, a causa di questo. Ma non è colpa sua. Non capisco come gli possono fare una cosa simile. Ma gliela faranno lo stesso. Tutti gli voltano le spalle, anche quelli che papà ha beneficato. Vostro onore, possiamo procedere. Bene. Cancelliere, chiami l'imputato ancora una volta. Dottor Hardy! Qualcuno mi chiama. Silenzio, faccia sgombrare l'aula. Dottor Hardy. Mi meraviglio della mancanza di rispetto che lei ha per la corte. Entri immediatamente in aula, presto! Ma è impossibile, vostro onore. Dottor Hardy, ho dato un ordine. E va bene. Già che è un ordine. Bene, sarò breve. Gelsomina e io, cioè noi... Glielo dirò io quando deve cominciare. Mi sembra persino superfluo di chiederle di portare quella cosa fuori di quest'aula. Ma allora devo portare fuori anche la mia persona. E io come presiedo una causa senza l'imputato? Potrei assistere da fuori la finestra. È una procedura insolita, ma date le circostanze... Grazie, vostro onore. Avvocato, proceda col suo testimone. Avanti. Tocca a me? Tocca a lei. Bene, sarò breve. Gelsomina, io... Siamo arrivati. Che cosa aspettiamo? Proceda.
Bene, sarò breve. Gelsomina e io, cioè noi, siamo insieme fin da quando Gelsomina non era che una piccola bambina di 30 o 40 anni di età. Assieme sempre, senza mai separarci, fino a quando questo mascalzone non si è messo fra noi. Non può dire queste cose parlando di Olio. Elio caro, il più adorabile mascalzone. Beh, insomma, mi avete capito? Faccia uscire quell'elefante dall'aula. Ma vostro onore, la mia reputazione è in gioco e lui ci sta giocando troppo. Senta, lei cerchi di moderare i termini. Bravo. Continui, avvocato. Continui, la prego. Oh. Bene, sarò breve. Gelsomina e io, cioè Donna noi... Donna capo, riprenda da dove era arrivato. Oh, giusto. Beh, tutto è cominciato perché Gelsomina aveva un nodo alla coda. Che? Un nodino. Aveva la coda proprio annodata, poverina. Comunque, Gelsomina stava male e io, non sapendo cosa fare, ho mandato a cercare un aiuto da quell'innocente. Oh, pallido fanciullo, tu non potevi sapere come non lo sapevo io che stavo per perdere l'elefante che per tanti anni ha diviso con me ogni giorno, ogni ora. L'elefante che mi ha aiutato a vendere quel meraviglioso prodotto, quella miracolosa medicina che ho portato fino a voi a rischio della mia stessa vita attraverso le giungle del Borneo e le roventi sabbie del Sahara. Avvicinatevi, signore e signori, la prego, sua medicina vicini. Non ci interessa. Ah, perché non la mai provata, vostro onore. La prego di accettare questa bottiglia in omaggio. Signore e signori! Si attenga ai fatti, professore. Ah, già, giusto, i fatti. Bene. Sarò breve. Gelsomina e io, cioè noi... Ancora! Ma... Basta, è un disastro. La difesa ha domande da fare al test? Una sola domanda, vostro onore. Professore, chi è che paga la parcella del suo avvocato? La signora... Mi oppongo! Obiezione accolta. Non ho altre domande. Chiamate il prossimo test. La signora Hardy. La signora Hardy. Io ho finito? Per fortuna. Grazie. Via, grazie. Via, via. Sta attenta, mamma, non farti confondere. Fai confondermi? Impossibile. Giuro lei solennemente che la testimonianza che sta per rendere in questa corte è la verità, tutta la verità, niente altro che la verità? Lo giuro! Signor Hardy, dove si trovava lei la notte del 29 aprile? Vediamo un po', il 29? Oh, adesso mi ricordo! Ero alla festa che la signora Carter dava in onore di Mary. E lei dov'era? Beh, quella notte i miei amici ed io abbiamo bevuto un po'. Ma che cosa c'entra tutto questo? È vero o no che dopo la festa lei ha rifiutato di lasciare entrare in casa suo marito? Bene, veramente è stato perché... La testa risponde alle domande soltanto con un sì o con un no. Oh, bene, Peppino. È vero o no che quella notte lei ha chiuso suo marito fuori di casa? Ma tante volte una moglie ha delle ottime ragioni per fare quello che fa. Lei non è mai stato chiuso da sua moglie fuori di casa? Beh, è successo una volta sola, quando... Signora Hardy, lei aveva litigato altre volte con suo marito. Veramente, di solito andiamo molto d'accordo, ma, caro avvocato, non esiste coppia al mondo che una volta o l'altra non abbia qualche discussione. Caro Peppino, sono sicura che anche tu e tua moglie fate qualche litigatina ogni tanto. Oh, proprio ieri sera, infatti, abbiamo fatto una litigata dell'altro mondo. Abbiamo finito con questa testimone? Abbiamo finito, vostro onore. La difesa desidera interrogare la teste? Mi ami, Betty? Certamente, io ti amo tanto, Olio. Per me non c'è altro. Signora Hardy vuole alzarsi da quella sedia? Oh, sì, vuole sedersi lei? Sì, grazie. Bene. Oh, naturalmente no! Vostro onore, posso chiamare il prossimo test? Prego, lo chiami pure. Jeffrey Carter. Il signor Jeffrey Carter. Mary, non sapevo che... Il signor Jeffrey Carter. Ciao, ciao, Peppino. Lo giuro. Signor Carter, ha mai visto l'elefante mostrare un grande affetto per il dottor Hardy? La prego di rispondere, signor Carter. Sì. La notte in cui c'era la festa, ha visto lei l'elefante seguire il dottor Hardy fin dentro a casa sua? Aspettiamo la sua risposta. Sì, l'ho vista.
e l'apparizione dell'elefante ha messo sua madre in uno stato di grande angoscia e umiliazione? Risponda solamente sì o no. Sì. Signori giurati, risulta ovvio dalla deposizione del signor Carter che egli ha visto come l'imputato si sia insinuato negli affetti dell'elefante e che ha osservato le dolorose e tragiche conseguenze di questa azione. Vostro onore, mi scusi, posso farle una domandina? Che domanda, mi dica? Qual è la pena prevista per chi si insinua negli affetti di un elefante? Per chi si insinua negli affetti di un elefante? Bene, la pena prevista... Dunque, stavamo dicendo che per chi si insinua negli affetti di un elefante, la pena prevista sarebbe... Sono costretto a sospendere questa udienza per mezz'ora, per aggiornamento. La seduta è sospesa. La sensazione che le cose non vadano bene e sono molto preoccupata. Nella peggiore delle ipotesi mi metteranno in prigione. Bene, ora che mi hai rassicurata sono più tranquilla e tu fai la bravina, Gelsomina. Mary, tesoro, mi dispiace tanto, ma cosa potevo fare? Credo che tu abbia ragione, non c'è nient'altro da fare. Ed ora in poi sarà meglio che tu stia con tua madre e ti dimentichi di me. È andata bene, eh? No, malissimo. Malissimo? Non mi pare. Guardi, che ricordini... Santo cielo! Lo guardi, gioca come se nulla fosse con i ferri di cavallo. È spaventoso. Io avrei già avuto una crisi di nervi. È meglio non lanciarlo, dottore. Se lo tenga come portafortuna. Joe, se uno non ha commesso nulla di cui si debba vergognare, non ha alcun bisogno di portafortuna. Oh! Bello! Che bravo! Ammato Gendro d'onorarvi! Mamma, io non voglio più testimoniare. Ma Jeffrey! Ho deciso che sposerò Mary, se lei lo vorrà ancora. Non voglio e non posso offenderti, mamma. Solo per questo non ti dico tutto quello che io penso di questa sporca faccenda. Ma da oggi in poi io voglio vivere la mia vita, qualunque essa sia. Scusami se puoi. La corte sta per rientrare in aula. L'udienza è riaperta. Signori la corte. Su. Richiamate il teste. Bene, sarò breve, Gelsomina. Ma vuole starsene zitto? Lei mi ha detto di dire che Gelsomina... Ora non serve più. Il signor Jeffrey Carter. Mio figlio non vuole più deporre. Vostro onore, vorrei chiamare la prossima testimone, la signora Carter. Bene, proceda. La signora Carter. Vostro onore. Si accomodi al seggio e presti giuramento. Io preferirei dire da qui quello che voglio dire. Ma non è regolare, signora Carter. Ma non si tratta di una testimonianza. Desidero ritirare la querela e voglio rimborsare il professor McCracken. E voglio pagare tutte le spese di questa causa. Voglio anche chiedere scusa per il mio atteggiamento. E per il mio egoismo che stavano distruggendo l'unica cosa che mi stia veramente a cuore. La felicità di mio figlio Jeffrey. Anche se tardi, io vi chiedo scusa. Emily, non c'è nulla da schisare. Grazie, cara. Il caso è chiuso. Sono contenta di vederla. È tutto pronto? Oh, sì, siamo pronti da due settimane. Olio, buonasera. Si accomodi, prego. Fermine, prego. Hai visto il dottore? Non l'ho più visto all'ora di pranzo, forse di colazione. Oh, ma dove si sarà cacciato? Ah, mi dica.
dica, dottore, come sta Gelsomina? Stepenone, è contentissima. Oh, meno male. Ormai è fatta, non c'è da preoccuparsi. Grazie, dottore, grazie, grazie tanto. Oh, il matrimonio di mia figlia, Emily, fai attenzione, la tua idrofobia, il tuo male al cuore. Oh, ma io non ho nessuna malattia. Certo che no, mia cara. Bene, al lavoro, al lavoro, al lavoro. Al lavoro, al lavoro, al lavoro. Sto bene, cara. Sei deliziosa. Mi ricordo di quando mi sono sposata io. Io invece vorrei dimenticarlo. Eh? No, dico per ricordarlo meglio. Ma dove si sarà cacciato, Olio? Cosa succede, dottore? L'elefante le corre dietro? Oh, no, Calimero, non mi correre dietro mai più. Dovrà correre dietro a qualche d'un altro. Oh, oh, oh. È bello, dottore? Ciao. Andiamo, pupo, con mammina e lo zio. In marcia. Ciao.